Sotto un sole cocente si è tenuta la celebrazione del 203° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, la prima da quando è stato istituito il 14° Battaglione Calabria presso la sede dell'ex GOC in località aeroporto di Vibo Valentia, e gli appartenenti del Corpo Forestale dello Stato sono diventati Carabinieri Forestali. Una cerimonia sobria e solenne nello stesso tempo, alla presenza di tutte le autorità, sia civili che militari che religiosi, dell'intero territorio, alcune scolaresche e i ragazzi dell'indirizzo musicale del liceo Vito Capialbi, che hanno suonato e cantato sia l'inno di Mameli che l'inno dell'Arma. Una commemorazione importante quella di quest'anno, perché oggi a Vibo Valentia vede una nuova componente, il 14° Battaglione Carabinieri, e in più abbiamo accolto in maniera fraterna, una realtà importantissima, i Carabinieri Forestali. Per cui da quest'anno la provincia di Vibo Valentia può veramente contare sulle componenti migliori dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità comune, criminalità organizzata e per combattere l'andrangheta. Lei, più che il lavoro fatto durante quest'anno, ha voluto ricordare tutti gli uomini delle stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio, grazie ai quali si possono ottenere questi risultati. Sì, certamente ho voluto ricordare i comandanti di stazione perché sono la punta di diamante dell'organizzazione dell'Arma. Essi, loro sono considerati dai cittadini un vero e proprio patrimonio delle comunità, perché sono sempre presenti il giorno, la notte, durante le festività. Ma non sono soli, perché dietro a loro ci sono le compagnie, c'è il comando provinciale con i nuclei investigativi, con i nuclei operativi.